l'ultimo tassello di un recupero che restituisce alla città uno dei suoi luoghi simbolo, l'edificio di Via Cumiana, dove per anni vi fu uno degli stabilimenti della Lancia. Da tempo, i primi due piani del palazzo che si affaccia su Corso Racconigi ospitano gli uffici della circoscrizione e l'anagrafe. Adesso anche lo spazio centrale è tornato accessibile. Al posto di quello che fu un reparto di carrozzeria, c'è una piazza coperta che sarà gestita da quattro associazioni che hanno firmato un patto di collaborazione con l'amministrazione pubblica. All'interno di questo spazio recuperato con una grande storia, guardiamo al futuro dando spazio appunto ai giovani, ai progetti artistici e ai progetti sportivi, facendolo diventare davvero una porta per il resto della città. Era un luogo di innovazione allora, lo è ancora oggi, cambiando d'abito, ma resta un luogo di innovazione. Questo patto di collaborazione che crea un'alleanza con la cittadinanza che per un amministratore pubblico è indispensabile. Perché... Proiezioni, dibattiti, un laboratorio di idee e uno spazio aperto che in tempo di Covid sarà ancora più prezioso. Un'operazione che fonde il passato con il futuro e regala nuova vita a un luogo dove è passata una parte importante della storia di Torino. Uno stabilimento che fu protagonista degli scioperi del marzo 43 che iniziarono a mettere in crisi il fascismo e i cui operai che vi lavoravano furono tra i protagonisti della liberazione della città. Un'identità che nel borgo San Paolo resiste e che ha ancora molto da insegnare. Spero che qui possa rinascere quella solidarietà che era la caratteristica del borgo. Qui c'era un'aristocrazia operaia, c'erano le unità di condominio quasi, e quindi era un luogo in cui il tessuto sociale era molto sviluppato. Valori da proiettare nel futuro, ai quali WISP, Longboard Crew, Blooming Team e Ideificio Torinese, le associazioni che hanno firmato il patto, proveranno a dare una nuova declinazione, guardando al futuro.